Probus è l'elemento perché strutturale e perché narrativo. L'elemento. Elementum. Probus. No, probus. Probus. Sono evocati dei semi dalla lingua greca, quali promos o pramos, ma hanno forse per indicare appunto la che l'elemento è originario, integro, intero. La cosa vale e distanza, tensione, pulsione. La probità. Perché le cose si dicono. E la dimostrazione dissipa il dire. Il fare e lo scrivere a vantaggio del fatto, del detto, dello scritto. La dimostrazione è in un ordine fatalistico, deterministico. Probità. Una proprietà, quindi, una proprietà sintattica, una proprietà frastica, una proprietà pragmatica. Come proprietà sintattica esige l'equivoco, come proprietà frastica esige la menzogna, dell'uno diviso dall'uno, come proprietà pragmatica esige il malinteso. E allora la prova sintattica, la prova frastica, la prova pragmatica. La definizione ontologica toglie la prova. Cioè le cose si dicono, non sono dette, questa è la lealtà. Proprietà della parola, cioè un cifrema della parola. Anche la probità è appunto, ha una sua specificità. Appunto la cosa vale. La cosa non vale con la dimostrazione. Non vale nella definizione. Cioè la prova non ha bisogno della presenza. Quindi della rappresentazione. Non è mai la prova presente. Cioè non rientra nella ideofania,
Non è questione con la prova di far vedere, di far credere, di far immaginare, di far pensare. Non è questione di significare. Non è questione di erigere un sistema formale, ideale, che significhi se stesso. Cioè, la prova è la messa in valore. Prova della memoria, prova dell'esperienza. Non è mai ultima la prova né decisiva. Prova immemoriale. Nessuna prova schiacciante. Che cosa dovrebbe schiacciare? Cosa vale? Cioè la cosa non è sottoposta a un giudizio finale, non rientra nella finitudine, nella gestione della finitudine, è la prova senza l'idea di fine. Il valore è indipendente dall'idea di fine. L'idea di fine del tempo o l'idea di fine cosmico. Ad probationem, secondo l'uso dell'epoca imperiale, farebbe rientrare la prova nella finalità. Ai fini della prova, ad approbazione, ai fini della prova, la prova come fine. E cioè come dimostrazione. L'idea radicale ha bisogno di mostrarsi e di dimostrarsi, di definirsi e di riconoscersi, di amarsi e di godersi. La prova iniziatica è la prova qualificante per l'eroe nella morfologia della fiaba, o appunto la prova dell'autonomia, la prova della sufficienza, cioè del diritto e della ragione senza l'altro. La prova quindi convertita in dimostrazione rientra nell'interrogazione chiusa
e nel principio di correttezza dell'interrogazione, che è il principio mantico, principio di non contraddizione, principio del terzo escluso e principio di identità. La costruzione di Gödel indica che la prova è impossibile. E allora la prova ideale, la costruzione ideale per una dimostrazione, indica che la dimostrazione è impossibile. Quindi la costruzione ideale vale a una dimostrazione che rientra nell'idiofania. Cioè, la costruzione di Gödel è demonologia. La crisi dei fondamenti tra la logica matematica, la fisica, la crisi dei fondamenti. Cioè, quindi, perché? Perché i paradossi. E allora bisogna far intervenire il principio di correttezza. Cioè, rendere più radicale la costruzione, più ideale la costruzione, perché per principio il paradosso non ci sia. Allora l'esistenza, la consistenza è data dalla non contraddizione. Evitare la contraddizione, evitare il paradosso, cioè evitare la parola. La prova inquisitoria è la dimostrazione. Così la prova dibattimentale è dimostrazione. È mostrazione. Mostrazione. Cioè, l'adeguamento, la corrispondenza di natura mistica rispetto quindi all'idea. La dimostrazione è mistica. La prova dell'esperienza non è prova di amore o prova di odio. La prova di amore è la dimostrazione senza amore, ovvero il cannibalismo paterno, cioè senza la funzione di zero. La prova di odio è la prova, cosa abbiamo detto della prova di amore? Che è la dimostrazione senza amore. E la prova di odio è la dimostrazione senza odio. Cioè il cannibalismo materno. Sono
sono forme della società cannibalica, cioè della società circolare. La prova di amore e la prova di odio si convertono nella dimostrazione circolare. Nell'interrogazione stando nell'interrogazione chiusa. Sarebbe la tautologia la dimostrazione circolare. Autologismo. Provarci, tentarci, rientra nell'iniziazione. Che cosa fa la dottrina misterica? Qual è la... Il campo della dottrina misterica. Il campo della nascita e della morte, della prima nascita, della prima morte, della seconda nascita, della seconda morte. Cioè è un campo, è uno spazio circolare. Si regge sul principio di unità, come ogni costruzione logico-matematica o fisica o metafisica. Quindi sul principio di correttezza, che è il principio di non contraddizione, il principio di terzo escluso, il principio di identità, ovvero si regge sul principio demografico, come principio nutrizionale, come principio sessuale, come principio linguistico. L'idea di origine guida e controlla le nascite e le morti. Ogni radicalismo militare, burocratico, finanziario, e radicalismo demografico.
prova della ricerca. La prova dell'impresa, la prova industriale, dove l'azzardo prende il rischio. La prova è narrativa. Forse quindi un'accezione specifica di approbatio, sunt catathesis. C'è nessuna prova della fede. Della fede. Sarebbe sempre una dimostrazione, porterebbe sempre all'opinione comune, cioè alle probationes come pisteis. Cioè le prove come dimostrazioni del compromesso sociale. Inassegnabile al soggetto, la prova, non c'è più rimprovero. Non c'è più rimprovero. L'azzardo prende il rischio dell'odio. E questa è l'assicurazione. E sta qui l'immunità, la cui altra faccia è il gusto. Rischio poetico, rischio pulsionale, in direzione della qualità, in direzione del capitale. Rischio intellettuale. Il rischio è una proprietà del tempo pragmatico.
che ciò che si fa si pieghi o trovi la piega? È proprio del rischio. L'abbandono transitivo è kenotico. Sì, la kenosi è la negazione dell'immunità, è la negazione dell'immunità. La kenosi è richiesta dalla correttezza. Non tollera il tempo, non tollera l'altro. L'abbandono transitivo è iniziatico. Abbandonarsi, farsi carico. Sottomettersi. Partecipare. Il munus mutus è il dono di morte. Che è reciproco. La reciprocità del munus si dimostra nella protezione e nell'assistenza. Immunitas. La poesia non pesa, non stanca. Non grava. Cum munio. Per Cicerone, comunio vale comunità. Ma la comunità per la quale il munus non sia mutus. Ma il compito inassumibile. E la comunità che non è fatta apposta, non è fatta apposta per negare la sessualità affidandola al principio demografico.
Il radicalismo demografico assume, riassume in sé ogni altro radicalismo. Comprende anche l'etnocidio, il genocidio, la pulizia etnica e soprattutto il cannibalismo. È principio nutrizionale. Principio erotico, principio linguistico. Ogni dottrina stabilisce che cosa mangiare. Ogni dottrina misterica stabilisce che cosa mangiare. Quindi la dottrina delfica, la dottrina eleusina, la dottrina di Zoroastro, la dottrina induista, la dottrina buddista, la dottrina shintoista. La dottrina di Iside, di Osiride. La dottrina di Mitra. La dottrina di Protagora. No, di Pitagora, però, di Pitagora, ecco, di Protagora. La dottrina di Platone, la dottrina di Socrate, la dottrina di Parmenide, stabilisce che cosa mangiare. La dottrina di Maometto stabilisce che cosa mangiare. La dottrina abraminica stabilisce che cosa mangiare e che cosa non mangiare. Cioè la prescrive e proibisce. Quale animale? Quale vegetale? Quale uomo? Stabilisce di mangiare. Stabilisce. Di mangiare l'altro. Immunitas. Immunità del tempo, dell'altro, dell'odio, della madre, dell'impresa. Immunità pragmatica, immunità intellettuale. Non è l'immunità ideale. L'immunità ideale è quella che si fa carico di tutto e che purifica tutto. Sacrifica tutto e purifica tutto. L'immunità ideale è quella della circolarità cosmica.
Cioè l'immunità ideale è il passaporto del nulla. È l'immunità dell'habitus. È l'immunità che richiede il giudizio finale. Ma l'immunità, l'immunità del tempo, l'immunità dell'altro, l'immunità dell'odio, l'immunità di ciò che si fa. Richiede il giudizio temporale. La comunità pragmatica è contrassegnata dall'immunità. Assioma e teorema. Cioè la comunità se non è la coinotes. Cum munus se è appunto il compito, quindi non è ciò di cui ci si fa carico, il compito non è ciò di cui ci si fa carico, allora locus communis è uno simbolo. Ma locus communis non è il topos koinos. La cosa vale. Cosa vale? La stessa cosa, la cosa stessa. La cosa, il narcisismo della parola, l'altra cosa, la parola, l'altra cosa vale, l'altra cosa diviene valore intellettuale, la vita diviene qualità. Cifra, valore, prodotto, risultato, capitale. Cioè la vita non si definisce. Perché se si definisce, è la punta dell'economia della morte. È una definizione tanatologica. Ogni definizione è tanatologica. Ogni definizione della vita. E la qualità, la cifra, ha effetti, ha i suoi effetti. Effetti, la verità e il riso.
La verità è il riso come effetti della cifra, effetti della qualità. Cioè, non sono gli effetti, verità e riso, non sono significati dal Gaudium Dei con cui non sono significati da Gaudium Dei con cui si conclude la contemplazione. Il cannibalismo è perfezionista, perché purista. E il cannibalismo è mistico. Il perfezionismo è proprio del discorso senza la parola, quindi senza la legge della parola, senza l'etica della parola, senza la clinica della parola. Il perfezionismo evita il compimento della scrittura, della parola, evita la scrittura. Qualità dunque della parola, qualità della scrittura, qualità della città, qualità dell'impresa. E dalla stessità, la cosa vale, dalla stessità alla qualità. La qualità non è l'essere. Non è la qualità dell'essere. Non è un attributo dell'essere. Servus, la qualità della serie. La quantità e la qualità sono senza l'idea di bene, senza l'idea di fine. Processo di qualificazione, di valorizzazione, di capitalizzazione. È il processo intellettuale. La non accettazione intellettuale della morte iniziatica della morte mistica fa sì che non ci sia da opporre un discorso a un discorso, un'ideologia a un'ideologia,
una religione a una religione, cioè non è questione di critica ideologica, religiosa, ontologica o teologica. Nessuna opposizione al radicalismo. Perché confermerebbe il radicalismo. Non c'è più realtà di riferimento. Questo abbiamo indicato come il teorema della laicità. Ma il laicismo su cui si è eretta la Costituzione europea si fonda sur les Lumières, sul purismo, sul radicalismo. Scambiando la cultura e l'arte e tutto ciò che sorge dal Rinascimento, quindi anche la scienza della parola, con le forme di un gruppo religioso. Il laicismo fonda il multiculturalismo. Ogni gruppo ha la sua legge, come fosse la sua religione, o la sua religione come fosse la sua legge. E merita rispetto, ma merita un rispetto totale il gruppo vincente, il gruppo che di più. Presenta, rappresenta e mostra la forza. Il principio radicale, tanto l'idea radicale è l'idea gerarchica. L'idea radicale, l'idea di origine è l'idea radicale. È l'idea gerarchica, è l'idea fatta sistema, formale, sostanziale, mentale, politico e sociale. Il principio radicale, il principio unitarista, il principio unificatore.
ormai è un quarto di secolo da Maastricht. In questa Europa radicale la sessualità è abolita per principio, per legge, per principio e per legge, per principio e per legge, così la famiglia. Così l'arte e la cultura. Il principio radicale è il principio della forza. È il principio della forza, è il principio della bilancia. L'economia, il commercio. Sottostanno al principio della forza. Non è il capitalismo a guidare il radicalismo, è il radicalismo a guidare il capitalismo. E non c'è società cannibalica che non sia capitalistica. Non c'è dottrina misterica che non sia una dottrina capitalistica. A che cosa porta che sia il liberalismo o che sia il socialismo o che sia il bolscevismo? E la formula bolscevica oggi è in Cina, in Corea, in Vietnam e a Cuba. Che sia dunque il liberalismo, che sia il socialismo o il bolscevismo, diciamo, il risultato è il pauperismo e la prosperità di quella che è in ogni dottrina misterica, dall'Islam a qualsiasi altra dottrina, cristiana o ebraica o indù, o buddista, o shintoista, come si chiama? La prosperità. Si chiama l'elite spirituale. L'elite spirituale è l'elite gerarchica, è l'elite del potere. Potere linguistico, potere erotico, potere sociale. Liberalismo o bolscevismo? Sono guidati dal radicalismo. Che certamente non ha da restituire nulla in qualità, ma ha da stabilire l'ordine sociale sotto il principio della forza come principio della bilancia, il principio del baricentro. Quanti libri, quante dottrine l'Islam qui ha dato un suo contributo, sempre partendo da Archimede, Aristotele,
Euclide, alla teoria della leva, la leva ideale, alla teoria del baricentro. L'idea di origine e l'idea bene male. Ma che cos'è male? Che cos'è bene? È facile comprenderlo. Male è chi è sconfitto. Bene è chi è vincitore. È vincitore, è civile. Lo sconfitto è barbaro. Cioè l'idea di origine, l'idea radicale, e l'idea bene e male, l'idea amico-nemico. Il nemico deve essere sconfitto e mangiato. È soltanto l'avvento del Rinascimento che sospende il radicalismo. L'Islam ha incontrato il Rinascimento? O rispondiamo al califfato cosmico con il radicalismo delle Lumière, con il radicalismo delle Lumière illuminista. Rispondiamo alla formula coranica con la formula liberale o con la formula bolscevica? Il principio demografico è il principio della bilancia. Il principio della forza della bilancia. Principio ideale. Principio spirituale. Ed è sempre il principio che stabilisce qual è la civiltà tanatologica che prevale. Principio circolare, principio misterico. Principio della salute pubblica, se della salute pubblica, la salute sociale, se appunto tratta
e ogni trattamento è questo, è trattamento demografico, il trattamento psichiatrico, il trattamento matematico. Tratta e controlla le nascite e le morti. La società cannibalica è la società algebrica o geometrica, è la società dell'homo cannibalis. E l'homo cannibalis è l'androgeno. Homo mulier noeticus. E in quale altra società, come in questa Europa oggi, si sta affermando l'homo mulier noeticus? ...1957... Aldous Huxley, il migliore dei mondi, il migliore dei mondi è transumano, il migliore dei mondi è nullista. Non era chiaro nel 1957? Siamo arrivati oggi al transumanesimo? Era stato già scritto e descritto nel 1957, è ribadito, esaltato nel 1984, Orwell, ma Marinetti 1909 scrive un suo saggio, romanzo, saggio, apologo, Novella dei popoli, sulla singolarità, un suo libro già transumano. La società non ha bisogno della cultura. Se qualcuno mi parla di cultura, prendo il mio revolver. Non era Marinetti, ma qualcun altro nel nazismo. Cioè l'ideale transumano, non c'è più bisogno della famiglia, della sessualità, della cultura, dell'arte, tutto circola meccanicamente, si produce meccanicamente, automaticamente, roboticamente, singolarmente. E infatti la storia viene raccontata, Mafarca è questo scritto, muore il fratello, ma la mamma è triste, molto triste, piange sempre. E allora l'altro fratello si dà da fare, costruisce. È il figlio meccanico che riceve il bacio di suo papà e come il soffio di Zeus vive. Ma appena vive, che cosa fa? Uccide padre e madre. E lui è Dio. È Dio che è quindi padrone del cosmo, degli uomini, degli animali, della terra, dei cieli, padrone. E è proprio il padrone del nulla. E va
perché è in grado di creare, eh? E va parte per Marte. Per Marte. Leggetelo stanotte. La bilancia. La statica e la dinamica. La statica e la dinamica. Archimede. O Aristotele. Aristotele rispetto a Archimede. Il principio di Archimede. La statica. Ma introduce la dinamica. La scienza in ogni dottrina misterica, come scienza che quindi è la forma della conoscenza, forma suprema della conoscenza, è la scienza della bilancia. È una scienza alchimistica, spirituale, serve a misurare l'intelligenza, l'anima mundi, la fama, gli astri, l'animale, il minerale, il vegetale. Ma la scienza perfetta è la scienza delle lettere. Delle lettere. Oh, quindi la scienza ideale. La bilancia quindi è la bilancia della catabasi e della anabasi. È il sistema di quantità e misure. Ma che cosa si tratta di misurare? Fondamentalmente, radicalmente. Il desiderio dell'anima mundi. Verso di ritorno all'idea. Il desiderio del nulla. La bilancia ideale. La bilancia scientifica, la scienza della bilancia, deve misurare la volontà del nulla, la volontà mistica, la volontà ideale, la volontà generale. La volontà sovrana. La bilancia. L'equilibrio tra ciò che è esoterico e ciò che è esoterico, ovvero tra ciò che è apparente o ciò che è nascosto. L'equilibrio tra la luce e la tenebra. E giova l'anagogia. Appunto. La direzione propria dell'anamasi. Verso l'alto. Verso tutto ciò che possa confermare il ciclo, il circolo, la cupola. La piramide.
nell'ordine esoterico, esoterico, calife e il vicario, il successore, e l'antropos è il califfo di Allah. Come chi ha la vocazione ereditaria, ha la vocazione spirituale e quindi ha il carisma profetico. L'immaginare sta tra l'immaginare che è angelico, demoniaco, è proprio quindi della daimon, o per altri dell'angelo, sta fra la percezione del sensibile e l'intuizione intellettiva. Utilizzare o ridurre l'intuizione. Grande quesito nella diatriba sulla risoluzione della costruzione ideale senza paradossi e senza contraddizioni. Principio di non contraddizione, principio, quindi anche del terzo escluso, principio del terzo escluso, principio di identità, principio di correttezza. E principio ideale, principio radicale, ovvero principio della dicotomia amico-nemico. La nozione di contraddizione, il concetto di contraddizione, che è proprio di questo principio, esula dalla contraddizione del due e dalla contraddizione sintattica o dalla contraddizione frastica. Cioè l'unica contraddizione che vale per questo principio ideale, principio della bilancia, della forza della bilancia, è la contraddizione dell'altro. Questa è la contraddizione, nessun'altra contraddizione. Solo che l'altro è la struttura dell'altro, è l'altro tempo, è l'altro come funzione e come variante, è l'altro nel pratima, è l'altro nel fare, è l'altro tempo. E nel fare, il malinteso, è ciò che appunto è senza contraddizione. Nessuna contraddizione dell'altro, nessuna contraddizione del tempo, nessuna contraddizione del fare, nessuna contraddizione dell'impresa, della città. Questo dà, questo concetto di contraddizione dell'altro, del tempo, della città, dell'impresa, fa sottoporre il tempo, l'altro, l'impresa, la città
al radicalismo. La bilancia delle lettere. La bilancia come libro. Il libro dei libri. Il libro dell'idea. Il libro dell'idea di nulla, del nulla. La bilancia dei dodici. Dei dodici. La dodecade, la dodecade. È il segno della perfezione. E il dodicesimo è nascosto. Arriverà nella parusia un giorno, ma è nascosto. Da sempre. Fino a quando non verrà. Cioè la dodecade, la bilancia dei dodici, è la bilancia ideale. La dodecade è l'idealità. La probabilità è proprietà del cannibalismo, proprietà demografica, proprietà alimentare, del canone alimentare, del canone erotico. L'idea probabile è l'idea sociale. Endoxon, probabilis, endoxon, Aristotele, dalle topiche, la probabilità, la stessa definizione, richiede la dimostrazione. Il sillogismo richiede la dimostrazione, è una dimostrazione, cioè, quindi, richiede la probabilità, cioè l'adequazio o la corrispondenza. Esigono questo, che la dimostrazione segua il telos, l'idea di fine. Cioè la probabilità non è la certezza, la probabilità non è la sicurezza. La probabilità non è la verità, non è il senso, non è il sapere. La probabilità è la post-verità, è il post-senso, è il post-sapere. E questa epoca ribadisce la post-verità, il post-senso, il post-sapere, ovvero richiede il senso spirituale. Il sapere spirituale, la verità spirituale.
nel processo circolare, nel processo ideale. Cioè il radicalismo non ha bisogno del senso, del sapere, della verità come effetti. Allora, il senso è sapere la verità. Si definiscono rispetto all'idea, hanno una definizione ontologica, una definizione ideale. La notizia dell'angelo, la notizia del diavolo, è la novella dei popoli, è la novella radicale, la novella burocratica, la novella militare, la novella finanziaria, la novella costituzionale, la novella istituzionale, la novella festiva, la novella feriale. La bufala. Nell'epoca che è sempre della post-verità, del post-senso, del post-sapere, è nobile. La bufala è nobile. È una prerogativa assoluta di chi detiene la forza della bilancia e il suo potere. Allora, Saddam Hussein ha le armi chimiche? Sì! Allora facciamogli la guerra, distruggiamolo. Ma non ha le armi chimiche. Ma non importa. Non importa. È una bufala nobile. E infatti il risultato. Il risultato è l'Iraq. È noto. Unus certus, perché siccome è diviso dall'uno, allora è differente dall'uno. La certezza è nella differenza dell'uno dall'uno, non è nell'unità, è la sicurezza. C'è l'assenza di affanno, l'assenza di cura di sé e dell'altro, l'assenza quindi dell'intolleranza dell'altro, l'assenza di preoccupazione, l'assenza di studium iniziatico, di studium kenotico. Questo non lo dicendo. Mille cose mentre dico una cosa. L'assenza di studio. La sicurezza. La sicurezza. Securitas. Mater segura. Cioè, proprio perché il malinteso è senza contraddizione, quindi l'altro è senza contraddizione. Proprio per questo, la securitas. La securitas non viene dall'assassinio dell'altro.
dal cannibalismo, ma dal malinteso. Non bisogna dire che la bilancia sia sanguinaria. Sanguinaria. La bilancia è pura. Il suo sangue è il sangue dello spirito. È il sangue della stirpe, è il sangue della casta, è il sangue della razza. La bilancia. La bilancia. Il bilancio. L'istituto della chiusura ontologica. E poi l'istituto dell'equazione ontologica, la bilancia, il bilancio. Lupus, il lupo giudiziario. Viene accolto come Dio di cui gli europei si dichiarano discendenti. Gli Etruschi, i Celti, gli abitanti dell'Irlanda, ma anche i Greci. Voi avete conosciuto, avete mai frequentato un liceo? È liceo, è la sede del lupo, di Apollo, liceo, la sede di Apollo liceo, dove? Aristotele teneva la sua scuola, è lì, Apollo liceo, Apollo, lupo. Artemide, lupa. E perché? Apollo e Artemide sono lupi.
anche per gli ebrei i lupi manifestano l'onnipotenza divina. Il lupo, la forza. È l'epoca del lupo, l'epoca radicale, l'epoca giudiziaria. Il liceo è il liceo del nulla. Allora, Apollo, lupo, Artemide, lupa, sono stati allevati dalla lupa. Sì, questi due dei sono stati allevati dalla lupa. Sì, la lupa, come la lupa ha allattato, allevato Romolo e Remo. È la lupa sempre che fa questo mestiere. E quindi Apollo, lupo, e Artemide, Demetra, la dea triforme, lupa, lupa, la lupa, il lupo, e il lupanare, la casa chiusa, il lupanare, perché? E la lupa che allatta, che alleva Artemide e Apollo, è la madre perfetta. La donna del lupanare è la madre perfetta che non gode senza godimento. Il lupo, il liceo. Il liceo del nulla. Fratello lupo, tra la fine del XIX secolo e fino agli anni 20 del XX, è una è inseguita un'idea vita morte, un'idea funeraria. E l'idea funeraria è idea profetica, idea demoniaca, e cioè idea radicale, del pessimismo radicale e dell'ottimismo radicale. E sia il pessimismo, sia l'ottimismo, sono protesi a creare l'obbligo sociale, l'ordine sociale, il nuovo equilibrio, il nuovo ordine del mondo, il nuovo ordine mondiale. E così è Spengler, Oswald, che ama Bachofen, sì, das Mutterrecht, il diritto materno, cioè dalla lupa ai lupi. E grande amicizia poi con Junger. Oswald Spengler, Thomas Mann lo definisce la scimmia di Nietzsche, l'astuta scimmia di Nietzsche, l'astuta scimmia di Nietzsche.
veniva inseguita. In questo profetismo unificatore, il minimo comune, l'asse comune fra cattolicesimo, protestantesimo, antica religione germanica, e ellenismo, e così la grande madre era riconosciuta anche Venus Maria. Scusa, Venus Maria. Venus Maria. Leggete Rilke. Rilke. Il principio dell'unificazione profetica della conoscenza. Boimler amava Spengler. C'è chi vuole salvare Spengler, sì e no rispetto al nazismo, sì e no, ma è antisemita Spengler. E Boimler, prova a recuperare Nietzsche a uso nazional popolare, nazionale sociale. Boimler, tanto entusiasta di promuovere il rogo dei libri in Germania. E questioni di bilancia. Hanno vinto gli alleati. Il nuovo equilibrio è quello. Se avesse vinto Hitler, il nuovo equilibrio sarebbe stato quello di Hitler. Un brano, Thomas Mann, che ha molte obiezioni, lui fa Spengler, a questo pessimismo apocalittico. Un brano che da riportare poi, comincia così, io sono un partigiano dell'equilibrio. Chi dice? Thomas Mann, io sono un partigiano dell'equilibrio. La teoria della leva, la teoria del baricentro, la statica, la distinzione ideologica fra statica e dinamica. Come facciamo? Dobbiamo esaminare l'azienda dal punto di vista statico o dal punto di vista dinamico? Punto di vista. Oppure l'azienda nella sua statica o nella sua dinamica? La statica. È ancora Saussure. La lingua nella sua statica e nella sua dinamica. E dovunque. Nelle dimostrazioni scientifiche, la statica e la dinamica. L'equilibrio. L'equilibrio sul principio perpendicolare, sul principio del ponderabile. L'ideale della dimostrazione è il nulla. Nel sistema ideale i paradossi sono aboliti, per principio. E la dimostrazione è sempre dimostrazione della finitudine. Il seguito è nettamente politico sull'Europa, discutendo ben oltre questo libro di Samuel
Huntington, che è stato stroncato facilmente, ma che ha, comunque va analizzato, perché le questioni sono differenti. Il pessimismo radicale e l'ottimismo radicale devono sempre salvare la circolazione. E chi stabilisce qual è la rarità? Siccome soltanto la rarità ha valore, la rarità ha valore. Chi stabilisce qual è la rarità che abbia valore? Quale rarità ha valore? Chi lo stabilisce? Chi detiene il potere del nulla, il potere della bilancia, il potere del nulla. Dobbiamo discutere dell'Europa, dell'Europa, come l'epoca dell'Europa e quale sarà l'Europa nei prossimi anni. Non possiamo dire tutto in una volta. Perché anche sul lupus, sul canis, no? Il cane è il lupo addomesticato, no? C'erano, gli umani sono arrivati e non c'erano cani, c'erano lupi. Hanno cominciato a addomesticarne alcuni e sono comparsi i cani. Allora presso ciascuna dottrina c'è il cane. Il cane e il serpente, Anche gli egizi. Sì, dappertutto. Il cane e il serpente. Il cane e il serpente. E quindi appunto è sempre. E quindi l'accanimento è l'eccezione. E le altre cose, perché quella, la parte però della logica matematica, che è demonologia, è tutta la parte che ho preparato, che richiederebbe soltanto, non molto, 2 ore possono andare bene? Ok, allora proseguiamo. Einsof, cos'è Einsof? L'ho detto più volte, no? Einsof è la pienezza. Il puro essere, ma cosa sta nella dottrina ebraica? Tanto al puro essere c'è il puro nulla. Anche a Maometto dice, io sono un puro nulla. Maometto, io sono un puro nulla. Quindi, Ein Sof, perché Ein Sof è appunto è Dio, Ein Sof. La pienezza. Ein Sof significa definizione, espressione, sì, ma estensione è espressione, ma Ein. Sof, ein è nulla, non nulla, no. No, ma in quale lingua? No, siamo in ebraico. Non è in tedesco. In ebraico. Ebraico? Ebraico? Non è tedesco. Cioè, qual è la questione? Che è il nullismo, Comunque. Cioè, ein Sof. Egli si riconosce creando. Vabbè, proseguiamo, no? Abbiamo fatto un po' più breve, così voi siete più...